Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, anzi bentornati in questa nuova serie. Come vedete questo è il quinto episodio, ma ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocare il continuo. Ci Rusty siamo mi ha ragazzi. salvato. Devono avermi trovato prima che mi dissanguassi. Questo qua se può. Ma dove sono finiti tutti? Dove mi trovo? Vediamo un po', ragazzi, dobbiamo ispezionare questa stanza perché noi l'ultima volta, cioè l'episodio di ieri, ci siamo lasciati con. Devo trovare il mio focus. Aloy. I miei vestiti, bene. Ma dov'è il mio focus? Ok, è qui. Aspetta. Sono dentro la montagna sacra, ma solo alle matriarche è concesso entrare. Non trovo il mio arco. Il focus danneggiato, quello che ho preso a quell'assassino. Dove sono? Allora, stavo Devo dicendo. continuare a cercare. Stavo dicendo. Non lo troverò qui. Ci siamo lasciati Rilevo ieri. una specie di segnale. Sembrano le rovine in cui sono caduta da piccola. Questo posto non è opera dei Nora, ma dei predecessori. Ma perché? Vediamo un po'. Si è trovato qualcosa. Una specie di batteria. Chissà a cosa serve. Cercato come un diamante. Andiamo. Andare avanti qua. Ok. Secondo andare avanti. Ora ritornare. Lì ci sta la missione. Porco schifo. Eccolo, col resto delle mie cose. Dove? Comandante, fermate gli scavi e procedete insieme al punto di missione. Evitate ogni contatto con i selvaggi Nora. Se vi vedono, uccidete tutti i testimoni. Ecco l'immagine del bersaglio. Non dovete fallire. Immagine del bersaglio. Chi dice che sono come gli altri Nora? Mi hanno visto tramite il focus di Olin. Ma com'è possibile? Allora fai in fretta, sto per entrare. Attendere i denti scan. Devi smetterla di ascoltare Ted e iniziare ad ascoltare me.
dove arriva? Di quand'è? Tu sei mia madre? Ma perché uccidermi solo perché ti somiglio? Aloy, ti sei svegliata? Mi hai portato tu qui. Presto, devi seguirmi. E dove? Fino al posto dove sei nata. Stai dicendo che sono nata qui, dentro alla montagna. Se lo vedi è più facile. Ok ragazzi, sono sconvolto. Che cazzo? Sono veramente sconvolto. Vediamo un po' dove ci porta Matriorca, no? Matriorca. Perché mi hai portato qui? Sembrava che stessi per morire, e morire vicino a una madre è sacro. L'Ansra si è opposta, ma Jessa si è schierata con me. Mia madre è qui. Sto per incontrarla. È complicato, ti prego, seguimi ora. Mia madre assomiglia a me, ma con i capelli corti. Non vedo come potrebbe. Non sei nata da una donna, Aloy. La montagna è tua madre. Io... cosa? Di che cosa stai parlando? Vieni. Che posto è questo? Dove la madre ha ucciso il demone di metallo e ti ha dato alla luce. Aloy, il massacro alla prova è stato solo il primo di molti disastri. Lo squadrone sulle tracce degli assassini è stato assalito e trucidato. Ma questo cosa c'entra col luogo in cui sono nata? Io spero che spieghi tutto. Qui... e dove ti abbiamo trovato? Sentivamo piangere, abbiamo controllato e c'eri tu. Io ero lì dentro. Sì. Quindi sono arrivata da dietro la porta. Questo è quello che ho sempre creduto, che venissi dal grembo della montagna. Pensavo che tu fossi un dono della madre stessa, ma le altre... come l'Ansra, temevano fossi frutto di un potere oscuro. Non un dono, ma un male. Ma... questa non è una dea. Aloy! È una porta. Con gente dall'altra parte. Mia madre. Oh! Oh! Attendere i denti scan. La dea parla! Come la donna che ho visto. Errore. Registro alfa corrotto. Impossibile confermare identità. Accesso negato. No, no. Ti ha parlato come se ti conoscesse. Non hai sentito. Non mi ha riconosciuto. È colpa della corruzione, l'ha detto la dea stessa. Se riuscissi a guarirla dalla corruzione, lei riuscirebbe a vederti. E come dovrai fare? Parlavi di visioni? Sì, gli assassini mi cercavano perché le assomiglio.
Ma il loro potere è immenso. Non esiste un altro modo? Olin era insieme agli stranieri la sera prima della prova. Gli assassini mi hanno visto tramite lui. Vive a Meridiana. Allora dovrai lasciare la Terra Sacra. Sono stata un'emarginata per tutta la vita. Perché non un esule? C'è un altro modo. Vieni e lo metteremo in pratica. Assassini non combattono soli. Hanno preso possesso delle macchine, corrompendole e portandole alla pazzia. Gli assassini sono fuggiti? Sì. E l'unico piano che le matriarche hanno escogitato è cantare l'inno dell'espiazione e implorare la pietà della madre. Come se non volesse che ci aiutassimo. E qual è il tuo piano? Questo era il mio piano. Mostrarti dove sei nata e permetterti di seguire il destino che la madre ha voluto per te. Le alte matriarche ci aspettano. Meglio se parlo io. L'hai fatto? Sì. Adesso sa. Sorelle, la dea ha parlato ad Aloy. Le ha detto di curare la corruzione. Ah! Come può riuscirci? Dovrà spingersi oltre la nostra terra sacra. Una cercatrice? Se la dea ha parlato, così sia. Vorreste fare di questa cosa una cercatrice? Sorella! Per una volta, Lansra! Ascoltaci! Poh! Questo è il vostro peccato, non il mio. Mandatela a cercare, speriamo che non torni più! Aloy, grazie al volere della Dea, noi ti nominiamo cercatrice della tribù Nora. Nessuna barriera ostacolerà il tuo incarico sacro. Che la madre ti protegga e sostenga. Abbi fede. Mi preparo per l'inno. Noi speriamo in te. Tirsa, cos'è una cercatrice? Sei tu. E questo è il tuo marchio. In tempo di necessità, le alte matriarche nominano un cercatore. Un audace e valoroso inviato a perseguire un grande fine. Ovunque esso possa condurlo. Perfino oltre i confini della Terra Sacra? Sì. E col diritto di tornare una volta raggiunto o in caso di bisogno. In troppi hanno sofferto. C'è qualcosa che possa fare? Tutto ciò che conta è che realizzi lo scopo che la madre ha voluto per te. Non ne ho la più pallida idea, proprio come te. Allora scoprilo. Ma se pensi che parte del tuo scopo sia aiutare la tribù, fa pure ciò che ritieni giusto. Di sicuro troverai gente bisognosa in tutto l'abbraccio. I Nora hanno inviato uno squadrone contro gli assassini. Sì, ma è stato assalito e sconfitto. In pochi si sono salvati. E molti di loro sono feriti. Sai dove sono gli assassini? No, ma puoi chiederlo a Varl, un'audace a difesa delle porte dell'abbraccio. È scampato all'imboscata. Ne saprà di più. Ci sono stati altri cercatori? Sì, ma sono molto rari. E la maggior parte è partita senza tornare. Rost era un cercatore? No, non un cercatore. Cosa mi stai nascondendo? Non è il momento, Aloy. Magari un altro giorno. Che ne è stato del corpo di Rost? Temo che ci fosse molto poco da recuperare. Ciò che è rimasto è stato sepolto nel luogo in cui ti è cresciuta, con dei fiori sulla tomba. Grazie.
Quindi posso andare ovunque, senza restrizioni. Perfino in luoghi proibiti, come le terre profane oltre la vista della madre o le rovine del mondo di metallo. Capito. Perché le rovine del mondo di metallo sono proibite? Sono posti in rovina, Aloy. Oscuri e maligni, come i figli del metallo che li crearono. Quando tentarono di uccidere la madre, la sua ira spazzò via le loro città, ma non mondò il loro peccato. Il loro antico livore infesta quelle rovine, pronto a ghermire qualsiasi sciocco vi si addentri. Ma io ho visto una rovina. Sembrava all'interno della madre. Non è possibile. Credimi. Allora, questo va oltre la mia comprensione. Ma confido che scoprirai la verità. Perché le terre oltre il territorio Nora sono profane? Non è ovvio? La nostra terra è sacra. Viviamo sotto lo sguardo della Dea, la madre, la fonte della vita stessa. Oltre il suo sguardo si estende una terra decaduta e corrotta. Per questo è contro la legge tribale allontanarsi. Ma come cercatrice sarai protetta. Ora devo andare. Da qui dovrai raggiungere le porte dell'abbraccio. Parla con Varl e ti indicherà la strada per Meridiana. Se qualche Nora cercasse di ostacolarti, dimostragli che sei una cercatrice. Lo farò. Grazie, Tirsa. Di tutto. Che la madre ti benedica e ti protegga. Fedeli Nora, cominceremo a breve. Liberate i vostri cuori. Presto chiederemo il perdono per i peccati che hanno portato disgrazia alla nostra tribù. La ragazza madre ci perdonerà. Lo farà. Ha salvato molte vite, la tribù è fortunata ad averla. Arriva l'emarginata. Ignorala. Devi fare rapporto. Gira voce che un demone si aggiri nell'abbraccio. È di metallo scuro e corrompe qualunque. Mi devi aprire la porta. E da quando mi occupo delle necessità di voi reietti? Mi ricordo di te alla prova. Guardavi basta distruggere il mio trofeo, senza intervenire. Parli pure male dei morti. Sei davvero senza vergogna. Ti ho quasi piantato una freccia nell'occhio. E ora mi minacci davanti a dei testimoni. Quando le alte matriarche lo verranno a sapere, tornerai a essere una reietta. Mi hanno nominata cercatrice, quindi apri la porta. Tu? Una cercatrice? Tirsa e Jesa sono impazzite. Non solo ti hanno fatto partecipare alla prova, ti hanno anche accolto e curato dentro alla montagna sacra. Non mi stupisce che siamo maledetti e che i giovani giacciano sotto cumuli di sassi. Come puoi essere così crudele? Ho lottato con quei giovani, fianco a fianco, schiena contro schiena. Li ho visti morire. Se fossero stati dei veri Nora, ti avrebbero piantato una freccia. Resh, e dai. Silenzio! Sono il tuo capoguerra. E io sono una cercatrice, nominata dalle alte matriarche. Quindi aprimi la porta e toglierò il disturbo. Prima te ne vai da qui, meglio è. Che cosa sta? Suonate l'allarme!
mettermi in posizione. Eccola che arriva. Attaccate! Attenti ai corsieri! Li ha fatti impazzire! Ora caschiamo. No, ma io che cazzo, perché? Mi vado addosso. Rockstar. Che schifo. Non ci credo, cielo. Demone! Madre, dacci la forza! Non ci vorrà molto. Devo mettermi in posizione. Eccola che arriva. Attaccate! Attenti ai corsieri! Li ha fatti impazzire! Così in merda. Oh. Non so più dove andare, guarda, sono circondato. Cosa c'è con la mia fanta di qua? 7.000 di vita qua. Ah no, cazzo di cosettino. Porco schifo.
Allora. Dov'è? Per fare sta cosa. È impossibile. Chiudo qua. Ragazzi, mi dispiace chiudere qua così il video, soltanto che chiaramente non ce la farò mai, a concluderlo in questo episodio. E niente ragazzi, io ci vediamo domani con il prossimo video. Bella.